se la Lombardia è una terra insomma d'arrivo, e anch'io sono arrivato qui visto che sono nato in Sicilia, lo è sicuramente perché è più ricca di altre regioni e dunque per fortuna che siamo più ricchi di altre regioni. In Lombardia, qualche cifra, qualche dato, vivono il 23% degli stranieri che hanno scelto l'Italia, che anch'esso fra tanti altri paesi è uno dei più ricchi, almeno fino a qualche anno fa lo era. Un po' meno, è vero. Il 24% degli bambini che studiano nelle nostre scuole non ha un genitore nato in Lombardia. Il 17% delle persone iscritte all'anagrafe della città di Milano non è nata a Milano e quindi non è nata in Italia. Ecco, questi sono dati che devono far riflettere e sono dati che devono anche spingere a una riflessione, e parleremo proprio di questo con i miei due interlocutori, per cercare di capire quale modello di integrazione, quale modello culturale l'Italia o meglio la Lombardia deve scegliere, perché la Lombardia, quello che fa la Lombardia viene visto nelle altre regioni e spesso viene copiato dalle altre regioni. Per ora in Europa c'è un dibattito molto aperto, ci sono due modelli che si confrontano, c'è quello anglosassone, quello della Gran Bretagna, il multiculturalismo, dove però le comunità sono divise in ecosistemi che difficilmente dialogano fra loro. E allora nel 2005 la comunità pakistana, poi alcune cellule della comunità pakistana impazzite, poi hanno fatto quei famosi attentati di cui ci ricordiamo. Poi c'è il modello francese, quello invece dell'uniculturalismo, dove lo straniero si deve assimilare a sua maestà la laicità dello Stato. E dunque noi cercheremo di capire se il ministro naturalmente ha una terza via, una ricetta, cercheremo di capire cosa i comuni naturalmente possono fare. Io immagino che uno straniero che viene insomma in Lombardia, la prima, se ha bisogno di qualcosa va a chiedere prima all'amico che magari l'ha invitato a venire qui e poi va al comune. Prima però di dare a voi la parola proprio sul modello dell'integrazione, naturalmente io prima di essere un moderatore sono un giornalista e quindi mi sono stampato l'ANSA, in particolare quella, scusate, l'ultima di questo pomeriggio del 17:47, dove leggo: Verona, un 61enne veronese è stato denunciato dalla Digos della Questura Scaligera perché sul suo profilo di Facebook ha insultato e minacciato di far uso delle armi contro il ministro Cécile Kyenge, che parteciperà il 4 agosto all'inaugurazione del The African Summer School. La casa è stata perquisita e non sono state trovate armi. Quanto coraggio ha, ministro? Ma io credo che il giorno che rinuncerò ad assistere a un incontro o ad andare sul territorio, che è anche uno degli obblighi, dei doveri del ministro, oltre che quello di poter fare norme e leggi, penso che potrei anche chiudere il mio mandato. E quindi è tutto qui, non credo che... Il 4 agosto sarà a Verona? Sicurissima. Nessun passo indietro. Perché, Fontana, queste reazioni esagerate da condannare, ma perché capitano soprattutto al nord? Io non ho sentito un palermitano, un napoletano, un barese che ha insultato il ministro Kyenge. È vero, anche se devo sottolineare quello che è stato un'indagine che è stata pubblicata la scorsa settimana dal CNR, dalla quale emerge che sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi immigrati, le regioni più accoglienti sono proprio le regioni del nord, in particolare il Piemonte al primo posto, poi viene la Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Veneto. Queste sono le regioni che sulla base delle percezioni che gli immigrati hanno sono le più accoglienti. Al contrario, quelle nelle quali si sentono più in difficoltà
sono la Regione Puglia, la Regione Calabria e la Regione Campania. Quindi c'è forse un'enfasi eccessiva data a chi dice delle stupidate rispetto a chi si comporta invece bene. Il comportamento credo che sia più rilevante delle affermazioni. Le affermazioni purtroppo sono molte volte enfatizzate dai mezzi di comunicazione, per cui c'è qualche stupido che magari per avere un minimo di pubblicità dice delle sciocchezze. Ma ripeto, l'aspetto più rilevante è che gli immigrati hanno dichiarato che le regioni del nord sono quelle nelle quali l'integrazione e l'accoglienza funziona bene, meglio nelle regioni del sud è l'esatto contrario. Prima di diventare ministro, dunque pochi mesi fa, era mai stata insultata? Sì, io credo che la mia nomina ha fatto emergere un fenomeno che era latente, che comunque esiste. Se in questo momento io posso avere la scorta, io posso avere la protezione, io posso avere comunque qualcuno che mi ascolta e una voce per denunciare, ci sono tante altre persone che questi non possono procurarsene. Quindi anch'io ero in quella situazione. Oggi è molto più evidente, ma è data anche dalla mia posizione. Ma la mia posizione deve proprio servire, è proprio a questo, deve servire per dar voce a tutte quelle persone che in questo momento non hanno protezione, in questo momento non riescono a parlare, e a trovare degli strumenti per cercare di combattere questo fenomeno di razzismo, discriminazione. A proposito di razzismo, domani presenterete delle linee guida proprio contro il razzismo. In cosa consiste questo piano nazionale e soprattutto nasce perché in Italia c'è un'emergenza razzismo? Sì, è un percorso che era già iniziato dal LUNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione. Il mio ministero, che è il Ministero per l'Integrazione, in collaborazione con quella delle pari opportunità, quindi avvalendosi anche delle competenze appunto dell'UNA, abbiamo pensato di accelerare questo percorso che inizia il 30. È un percorso per l'elaborazione di un piano triennale. Comincerà il 30 appunto con le associazioni, le organizzazioni sindacali e non e tutto il mondo della società civile. E, per poi coinvolgere gli enti locali, le istituzioni e per finire anche con tutti i ministeri, perché sarà un piano interministeriale. E di comunicazione? Non soltanto di comunicazione, avrà due vie. La prima è quella normativa, cercare di far applicare la normativa, cioè le diverse normative sul piano nazionale e internazionale, perché esistono delle leggi che si possono applicare, che molte volte non vengono applicate contro il razzismo e contro le discriminazioni. Io parlo di razzismo e discriminazione che non riguarda soltanto il migrante, riguarda le diversità. Quindi noi stiamo parlando di un piano che riguarderà le diversità, da non confondere che riguarderà soltanto i migranti. Quindi l'applicazione anche a livello internazionale di tutte le convenzioni che abbiamo sottoscritto, della Carta Europea dei Diritti Umani, e questa da un punto di vista della normativa. Poi ci saranno diversi settori, dal mondo dello sport al mondo della comunicazione, al mondo delle politiche abitative, al mondo della scuola, soprattutto come prima palestra per l'integrazione, in cui noi cercheremo di dare delle linee guide per formazione e comunicazione e cercare di cominciare con una cultura dove viene valorizzata, vengono valorizzate le diversità. Secondo lei bisognerebbe monitorare un po' meglio, vigilare un po' meglio su Facebook e Twitter, che spesso diventano dei canali dove l'odio si diffonde più velocemente? Ma penso che deve essere un tema, è un tema che dove dobbiamo cominciare a riflettere attentamente, anche tenendo presente un fatto: se nella vita reale ci sono dei fatti che possono essere condannati, bisognerebbe guardare anche per quello che riguarda gli strumenti informatici che noi stiamo utilizzando. È chiaro che la libertà di espressione può andare fino a un certo punto, ma se noi nella vita reale condanniamo quegli atti,
dovremo cominciare a riflettere anche per quello che è diventato un nuovo strumento di comunicazione, che sono appunto Facebook, Twitter, e cominciare a riflettere anche su tutto quello che riguarda istigazione al razzismo, istigazione all'odio razziale, per cercare anche di contenere questo fenomeno che molte volte porta veramente a dei veri drammi. Sindaco, io so che lei è un grande tifoso di calcio, non so se fra Milan e Inter, Varese. No, no, Milan. Milan, ok, allora perfetto. A proposito di Milan, non so se lei sicuramente avrà seguito il 27 luglio, pochi giorni fa, un giocatore, non ricordo dove, però dalle sue parti, Kevin Costant, che è francese, quindi europeo, ma nato in Guinea, e ha sbattuto la porta come fece Boateng, vicino insomma a Busto Arsizio, vicino a casa sua, e ha abbandonato il campo perché sono ritornati ancora una volta i cori razzisti. Si fa poco, e soprattutto perché nascono proprio negli stadi questi istinti, oltre che su Facebook? Ma prima volevo riprendere un attimo il discorso che faceva il Ministro circa la scuola. Io credo che sia un passaggio fondamentale, e orgogliosamente voglio presentare la situazione che noi a Varese stiamo realizzando. È il primo centro di alfabetizzazione per i bambini immigrati, che funziona da 3 anni e che sta dando notevoli risultati positivi, proprio per fare in modo che i bambini arrivati, che non sono ancora perfettamente a conoscenza o che addirittura non conoscono per niente la nostra lingua. Calderoli lo sa? Calderoli lo sa sicuramente. Possono essere introdotti meglio e più opportunamente nella nostra scuola. Perché negli stadi? Beh, ma negli stadi si sono sempre verificati i fatti meno commendevoli, perché purtroppo il cosiddetto tifo a volte porta a reazioni assolutamente non accettabili, ma non soltanto di questo genere, ma nella storia del calcio purtroppo abbiamo assistito a tanti episodi anche più drammatici. Io credo che forse si stia però anche enfatizzando questo tipo di interventi, nel senso che molte volte, come dicevo prima, vede, le faccio un esempio molto banale, molte volte il razzismo non c'entra niente con queste iniziative stupide. Si è verificato proprio a Varese che un giocatore del Varese, Ebagua, che era l'idolo della curva, a un certo punto ha iniziato a dire che voleva andare da un'altra parte, c'è stata una contestazione e i tifosi hanno iniziato a usare questi stupidi cori. Dopodiché lui ha cambiato idea, è ritornato al Varese, è ritornato l'idolo della stessa curva che nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, aveva assunto questo atteggiamento nei suoi confronti. Allora io mi chiedo, quello è razzismo o è invece una manifestazione assurda e sbagliata per cercare di far valere la propria idea, per cercare di convincere qualcuno a cambiare opinione, per cercare di andare sui giornali? Però quello su Boateng era chiaro, insomma. Quello su Boateng era una manifestazione, ripeto, io sono dell'opinione che il razzismo sia qualcosa che si manifesta nei fatti, quello è il razzismo che mi preoccupa molto di più. Le altre affermazioni sono sicuramente cose sbagliate, ma che molte volte vengono definite razziste anche se forse hanno tutta un'altra origine, tutta un'altra spiegazione, sbagliata, ma di diversa natura. Scusi sindaco, non pensa che chi fischia una persona perché è di un altro colore, poi magari quando lo incontra per strada non lo saluta, poi magari non lo accoglie come dovrebbe o lo tratta diversamente, cioè non pensa che quella è la manifestazione di un problema che già c'è? Le ripeto, da altre cose direi di sì, dallo stadio non credo che sia proprio l'elemento più significativo. Nello stadio molte volte si assistono a situazioni abbastanza ai limiti, ma non soltanto in questo campo. Ha fatto bene o male Costa lasciare lo stadio e dunque ha fatto bene o male lasciare il campo Boateng? Ma io credo che segnali forti vanno dati. In quel momento lì è difficile per qualcuno che deve giocare 90 minuti sotto stress non avere un ambiente familiare, un ambiente ospitale, insomma, dove giocare.
per cui le reazioni dipendono da persona a persona, e in quel momento loro hanno manifestato comunque un dissenso, un disagio, vuol dire che chiedono l'aiuto di chi deve in quel momento cominciare a fare qualcosa, le federazioni calcistiche. Le federazioni calcistiche, le istituzioni, perché il punto dove io non sono d'accordo con il sindaco è proprio questo. È chiaro che tutto quello che noi possiamo considerare come un linguaggio innocuo, come atteggiamento innocuo, lasciato così, poi alla fine porta comunque sempre a dei fenomeni che diventano incontrollabili. Per cui il razzismo si può manifestare in diverse forme, bisognerebbe comunque cominciare a riconoscere i pregiudizi, riconoscere gli stereotipi, e dal momento che si riconoscono e dal momento che si comincia a parlare di razzismo, allora cominciamo anche a trovare degli strumenti. Lasciati così è sempre pericoloso. Ministro, io sono d'accordo con lei, però lei mi spiega per quale motivo si fischia o si fa questa stupida contestazione quando c'è il giocatore di colore della squadra avversaria e non lo si fa nei confronti del giocatore di colore della propria squadra? Perché se uno è razzista dovrebbe esserlo nei confronti di tutti quelli che sono diversi, non soltanto del diverso della squadra avversaria. Perché non fischiano uno che è bianco? Ma lo fischiano uno che è bianco. No. E come? Ah no, lo insultano dall'inizio alla fine della partita, ma dico, ma non siamo mai stati allo stadio. Sindaco, io sono... È l'arbitro, cosa non dicono all'arbitro? Sì, sindaco, io sono sulla linea che la violenza è violenza. Ah, ma questo è d'accordo. La violenza va condannata in ogni modo. Che riguarda un bianco, che riguarda un nero, la violenza va condannata. E quando ci troviamo di fronte a qualcuno che urla a un nero perché non è della propria squadra, ma quella della propria squadra non urla, lo trovo un'ipocrisia. È razzismo democratico, tra virgolette. Razzismo democratico. Questa è una buona definizione. Da una democratica. Allora, adesso voltiamo pagina, perché non vorrei che ci incartassimo sul tema del razzismo, che per carità è importante, però è anche importante riflettere non sui casi isolati, ma sull'integrazione che riguarda quella tantissime persone. Che cos'è l'integrazione per lei? Quando si realizza? Sì, parto sempre con il mio sogno, quella di togliere la G a integrazione, perché se io tolgo la G a integrazione arrivo a interazione, allora sì che parliamo di relazioni umane, sì che parliamo di convivenza, parliamo di una nuova cittadinanza, perché l'integrazione dovrebbe iniziare proprio dai rapporti tra le persone, cominciare dal basso per poi arrivare anche con delle buone pratiche, nuova convivenza, arrivare anche con a livello delle istituzioni, quindi partire dal basso. Inizia dal momento che la persona comincia a sentirsi partecipe, protagonista della propria comunità, della comunità in cui vive. Inizia con una politica che dà comunque un segnale, non è una politica di assistenzialismo, ma una politica di accoglienza, vuol dire anche una politica che sappia dare delle regole, e dare delle regole vuol dire una condivisione, trovare degli spazi comuni dove chi arriva e chi risiede sul territorio insieme stabiliscono quali sono queste regole, fermo restando anche le regole che si trovano sul territorio, perché chi arriva è una persona che arriva con un bagaglio culturale, le diversità sono una ricchezza proprio per questo, perché porta qualcosa che nello spazio comune noi possiamo condividere e arricchisce sia chi arriva sia chi è sul territorio. Ma questo bagaglio culturale lo deve mantenere o lo deve mettere in gioco con la cultura dominante che lo ospita? La condivisione è questa, è quella di poter condividere, lo mette in gioco, lo mette a disposizione della cultura ospitante, da non confondere. Molte volte si confondono alcune pratiche, ci sono delle pratiche che sono nocive sia nella società ospitante sia nella società di accoglienza, ma per questo
ci sono stati anni e anni di lotta per i diritti umani. Noi abbiamo la Convenzione di Ginevra, abbiamo diverse carte per i diritti umani che ci fanno capire che ci sono delle pratiche che sono nocive, se sono stati già sancite dalle diverse carte, dalla Costituzione, dalle diverse carte per i diritti, non c'è nessuna scusante, non si può dire questa appartiene a quella cultura, quindi lo si deve fare, perché le lotte che sono state durante gli anni non riguardano nessun paese in particolare, non riguardano la superiorità o la il fatto di poter sopraffare su un'altra cultura, è una condivisione di alcuni valori, valori che possono arricchire ciascuno di noi e nel rispetto di qualunque persona, nel rispetto anche di quello che uno si porta come bagaglio culturale, quindi non vuol dire che chi arriva per forza porta dei valori negativi, sono dei valori che vanno messi in comune con chi è sul territorio e quello che sicuramente non può essere condiviso non lo stabilisce il territorio, ci sono già delle regole universali, ci sono già dei percorsi che sono stati già fatti e che stabiliscono quello che può essere positivo o nocivo per un organismo e su questo la lista è abbastanza lunga. Interazione significa anche mescolanza, significa anche mettersi in gioco, ma se una cultura è debole può essere sopraffatta. Qual è il suo pensiero? Ma io sono convinto che la cultura di un popolo sia qualcosa di assolutamente irrinunciabile, credo che la nostra storia, le nostre tradizioni siano assolutamente irrinunciabili. Noi abbiamo nella nostra storia realizzato tante cose che possono essere accettate e non accettate. Io rispetto a quello che dice il ministro ho una piccola diversità. Non è detto che tutte le cose che portano le altre culture debbano essere accettate. La società deciderà quali si intendono accettare e quali non si intendono accettare. La cultura dominante dovrà decidere? Il territorio, la gente che c'è su un certo territorio, perché se eliminiamo questi principi di base non esiste più una civiltà, non esiste più una base dalla quale partire. Se ciascuno porta, io non dico che ci siano... Questo significa che se lei va in Arabia Saudita sua moglie dovrà mettersi il burka? Io dico che se... Beh, a parte il fatto che c'è poco da ridere perché... A parte il fatto che c'è poco da ridere perché purtroppo è abbastanza vero che se noi andiamo in quei paesi dobbiamo accettare le regole di quei paesi. Voglio vedere se andiamo in quei paesi e le nostre donne girano con le spalle nude, per esempio. Però la differenza è che noi siamo... Così come voglio vedere se in quei paesi c'è quel principio di libertà delle donne che esiste dalla nostra cultura. Quindi io non sostengo che debba essere una cultura dominante, io sostengo che se in un certo territorio esistono certi valori e certe regole, se nuovi valori e nuove regole devono essere presentati, devono essere accettati, non possono essere automaticamente considerati valori anche di quel territorio, perché sennò si snatura il concetto, sennò non c'è più una civiltà, non c'è più una cultura, ma assistiamo genericamente a una deregulation che non si sa dove ci porterà, perché questo è il rischio. Se noi accettiamo tutti i valori e tutte le regole e tutte le culture che esistono nel mondo, rischiamo di creare una situazione incontrollata. Ministro? Ho parlato di condivisione. Condivisione? Senta. Questo non l'avevo sentito, ecco perché ho fatto questo discorso. Nel 2011 la Francia ha votato un'importante legge che insomma, ha fatto molto discutere proprio nel rapporto di condivisione o meno, che è quella che vieta il burka. Però questa pratica è portata spesso insomma, nei paesi di origine da parte di questi stranieri. Lei che idea ha del burka? È una cosa che limita la dignità femminile oppure essendo una... insomma, un modo di esprimere la propria religione, allora uno Stato dovrebbe effettivamente tollerare anche questa pratica? Beh, come domanda non è molto facile, prima di tutto perché io tollererei la parola tolleranza, che uso pochissimo, perché non si può parlare di tollerare, cioè si parla comunque di una, come detto prima, di una condivisione, di percorso,
e quindi la uso poco, la parola tollerare. Non capisco il motivo per cui noi dobbiamo andare a insistere sul fatto della donna, perché questa legge esiste già, che mi dice chiunque entri in un negozio deve essere comunque, insomma, con il viso scoperto, e quindi già c'è una prima risposta. Il contrario di una norma doc, però se vedesse in giro se un poliziotto vedesse in giro per strada una donna col burka, cosa dovrebbe fare? Sì, c'è un altro, infatti non ho finito il mio ragionamento. Il ragionamento è questa, è quella di poter, ecco perché io insisto sulla parola condivisione, accompagnamento, perché per ogni persona che arriva sul territorio, anche per tante donne che magari per tanti anni si sono trovate di fronte magari a una cultura, un percorso dove non sono stati magari valorizzati alcuni aspetti dell'autodeterminazione, del loro protagonismo, bisogna cercare di avere un accompagnamento, quindi ci devono essere degli strumenti anche a livello istituzionale locale che possono accompagnare attraverso gruppi di dialogo, e insieme a loro e insieme alle protagoniste arrivare poi anche a poter stabilire se effettivamente dopo un percorso insieme anche a un gruppo di donne a livello nazionale, se a questo percorso è veramente necessario poter insistere con la legge, visto che la legge esiste già. È chiaro che in ogni momento, quando c'è bisogno di un controllo, si chiede comunque alla donna di poter comunque poi far vedere il viso. Ma questo non deve valere soltanto per le donne perché vengono da un altro territorio, deve valere per tutti, compresa anche per le suore. Perché non facciamo questa, cioè non insistiamo su questo aspetto? Il principio è sempre quello: io voglio che la donna abbia il viso scoperto, allora applichiamolo veramente senza poter avere dei pregiudizi. Un altro conto è quello di far uscire il protagonismo delle donne, che molte volte si ritrovano a non aver voce quando arrivano sul territorio. È un percorso culturale, un percorso di accompagnamento di cui hanno bisogno, e quindi bisogna affrontare alcuni aspetti fuori da qualunque stigmatizzazione o stereotipi, ma veramente guardando quello che è il problema quello che è il nodo del problema. Se il problema è il fatto che girano con il viso scoperto, partiamo da delle leggi che esistono già e cerchiamo di applicarle. Sindaco, il Ministro proponeva una sorta di mediatore culturale che, insomma, cercasse di convincere culturalmente della bontà, no, della nostra cultura. Secondo lei questa è una opzione? Cioè, i comuni hanno innanzitutto i soldi oggi, oppure potrebbero facilitare l'integrazione attraverso dei mediatori culturali che proprio vadano a cercare gli stranieri per cercare di convincerli in una coesistenza comune? Perché in Lombardia l'integrazione si divide in due poli, c'è il modello Chinatown a Milano, dove la comunità cinese è totalmente chiusa e non dialoga con il resto della città, però poi c'è il modello dell'attaccante dell'Inter, che è il campione come si chiama? Il campione azzurro. Balotelli. Del Milan, scusa. Non è dell'Inter. Scusa. Si vede che nel calcio non siamo amici. Di Balotelli, che invece si è totalmente integrato, cioè lui ha preso tutti di fatto i nostri usi e costumi. Ma io sono dell'opinione che questa sia la vera integrazione, cioè ripeto, credo che chi arriva in un territorio debba innanzitutto accettare, come diceva il Ministro, le regole, ma lo debba fare senza dubbi. Nel momento in cui accetta di trasferirsi in un altro paese, debba rispettare quelle che sono le regole di base di quel paese, quelle che sono le realtà di quel paese. Su questo mi sembra che non ci debbano essere dubbi, altrimenti vuole dire che noi non siamo convinti della bontà del mondo nel quale viviamo e della civiltà che abbiamo costruito nella nostra società. Noi ci crediamo in un certo tipo di democrazia, crediamo in un certo tipo di rapporti umani, e dobbiamo pensare e pretendere che anche gli altri lo accettino. Quindi
sul discorso del burka, io credo che siano due le ragioni che ci inducono a ritenere che la nostra legge debba essere applicata. La prima è che c'è una legge e quindi come tale deve essere rispettata da parte di tutti, e la seconda perché noi riteniamo che le donne debbano avere un rispetto tale per cui il fatto di farle sentire diverse al punto da non poter mostrare il viso sia una delle violazioni dei principi fondamentali su cui si basa il principio di uguaglianza che esiste nel nostro paese fra uomo e donna. Quindi mi sembra che siano ben due le ragioni. L'anno scorso, a dicembre, la conferenza Stato-Regioni ha promosso delle linee guida che obbligano tutte le regioni italiane a recepire un provvedimento che di fatto autorizza i pediatri a prendersi in carico, a curare i figli, i bambini dei clandestini presenti nel territorio. Molte regioni già hanno recepito queste linee guida. Settimana scorsa c'è stata una votazione in Consiglio regionale e la maggioranza ha votato per no e ha bocciato questo provvedimento. Ministro. Ma io credo che forse bisognerebbe rivederla anche partendo da quelli che è l'articolo 32, che è il diritto alla salute, e quindi anche i bambini hanno diritto a poter avere un luogo dove essere curato. Quindi il fatto di avere un pediatra, di avere un'organizzazione sul territorio che indirizzano questi bambini, non è soltanto semplicemente usufruirne e basta, e poter anche avere una prevenzione, un controllo che entra nel prendersi cura del proprio territorio, perché molte malattie, la salute dei bambini deve passare comunque attraverso la presa in carica di alcune istituzioni locali. Se noi ci troviamo di fronte a persone che non sanno, non hanno un luogo dove farsi curare, non sanno dove andare, non è un problema soltanto di quei bambini, è un problema comunitario, è un problema di tutta la comunità, perché alla fine si sfugge anche a quello che è il controllo del territorio in tema di salute. E questo tema fu affrontato anche quando c'era il pacchetto sicurezza che richiedeva ai medici, io sono medico, per cui è un tema a cui sono particolarmente sensibile, e richiedeva la denuncia dei clandestini agli operatori sanitari. Ci fu la rivolta di tutti i medici e quella norma fu ritirata. Il motivo della rivolta del medici era proprio questa: cominciare a rendersi conto che il poter prendere una persona in cura non è soltanto per il bene di quella persona, ma è anche per il bene di tutta la comunità, perché diventa facilmente, cioè noi possiamo prendere facilmente in cura una comunità quando noi sappiamo anche come andare avanti. Poi da un'altra parte, se un bambino sta male va al pronto soccorso, quindi pediatra o non pediatra va al pronto soccorso. Noi alla fine ci troviamo a un intasamento del pronto soccorso, a una non organizzazione sul territorio, perché non siamo riusciti a dare delle cure di cui d'altronde sia la Costituzione sia tutti gli articoli internazionali ci impongono comunque il diritto a poter curare una persona indipendentemente dal suo status. Perché i consiglieri regionali di Lega Nord, Lista Civica Maroni e PDL hanno votato contro, tra l'altro una decisione insomma votata anche da Formigoni qualche mese prima? Ma dunque, innanzitutto partiamo dal presupposto che comunque esiste un'assistenza sanitaria per tutti i clandestini, grandi o piccoli che essi siano. Quindi questo è un piccolo dettaglio che non in tutte le parti del mondo avviene con la stessa disponibilità. Poi consideriamo che il presunto problema dell'intasamento dei pronti soccorsi non deriva certamente dal fatto che ci vadano i bambini dei clandestini. Mi sembra che sia un po' semplicistico fare questa affermazione. Il problema dell'intasamento deriva da una serie di altre valutazioni che attengono forse all'organizzazione territoriale della nostra sanità, che presenta una serie di problemi che andranno affrontati e risolti. È cambiato il modo della gestione della medicina di base e quindi si sono create queste situazioni. Io credo che si debba comunque cercare di porre su questo.
credo che il partito a cui appartengo, ma anche gran parte della nostra collettività, stia facendo delle riflessioni che sono sempre state ben chiare e solide. Noi combattiamo l'immigrazione clandestina ed irregolare e siamo assolutamente a favore. Vabbè, allora stiamo non combattiamo. Lasciamo dialogare, lasciamo. Non è vero. Noi siamo assolutamente contrari all'immigrazione clandestina perché tra le altre cose crediamo che l'immigrazione clandestina crei dei problemi alla nostra società, ma crei dei problemi anche importanti nei confronti di quella parte di immigrazione che invece che invece si integra, che invece ha un ruolo nella nostra società e che quindi fa ormai parte della nostra società. Sì, adesso approfondiamo questo tema. No, volevo su questo, visto che l'abbiamo presentata noi come Partito Democratico insieme al Patto Civico, questa mozione che recepiva di fatto le decisioni della conferenza Stato-Regioni. Dico questo, no, lo dico ad Attilio, al sindaco di Varese, invece il tema che poi finiscano per andare sempre a pronto soccorso, cioè, ora abbiamo fatto una fatica, io ho fatto una battaglia di 3 anni per far riconoscere ad alcuni ambulatori il ricettario per poter fare le prescrizioni per prendere dei farmaci, a volte anche salvavita, per chi appunto non aveva il permesso di soggiorno, doveva essere curato. Io capisco che per voi è difficile perché venite meno al tema dell'immigrazione clandestina che va colpita, su quello di essere severi contro i fenomeni di immigrazione clandestina, su quello siamo d'accordo tutti, ma nel momento in cui qui ci sono delle emergenze dal punto di vista sanitario e a una persona devi dare il farmaco anche salvavita, io col direttore generale precedente di Varese, dell'ASL, ci ho litigato per un po' di mesi fin quando l'ho convinto, perché sennò è chiaro che uno andava solo quando era disperato all'ospedale, arrivava alla fine e tu hai in giro delle persone che rischiano di essere appunto, magari contagiano determinate malattie, non vengono affrontate per tempo, c'è un problema che voglio dire è di tutela della salute, di attenzione in termini di sicurezza. E poi alla fine anche tu rischi di scaricare i casi più gravi sull'ospedale, cioè è intasamento, ma anche il fatto che arriva un caso che poteva essere affrontato prima, con poco pragmatismo. Ci sono tanti medici volontari che lo fanno anche a Varese, presso le ACLI, e avevano bisogno solo del ricettario, poi alla fine ce l'abbiamo fatta, ma quanta fatica. Quindi secondo me, togliendo un po' di ideologia e con un po' di sano pragmatismo, si possono affrontare queste cose non venendo meno, dal vostro punto di vista, ad alcune vostre battaglie politiche. Quindi io dico, basta poco a volte, mettendo da parte un po' di ideologia, per in qualche modo essere concreti e dare delle risposte. No? Così. Ministro, poiché lei è una donna di Stato, rappresenta lo Stato secondo lei può obbligare la Regione Lombardia a prevedere questo protocollo che obblighi i pediatri a prendersi cura dei figli degli irregolari? Lo dico perché naturalmente lei ha citato la Costituzione, ha intenzione di parlarne col Ministro della Salute Lorenzin? Ma io credo che è un tema che comunque va sollevato, perché bisogna cercare di affrontarlo. Da qui a dire di obbligarlo è un tema comunque che va affrontato con il ministro di competenza, che è Beatrice Lorenzin. Dico semplicemente che in tempi di crisi bisogna considerare anche questo. Quando una persona arriva al pronto soccorso, molte volte arriva perché la patologia è già molto avanti, proprio per una mancanza di presa in carico sul territorio, e viene a costare il doppio al sistema sanitario, perché agire su una patologia già avanzata in termini di costi per quanto riguarda le cure, se la vogliamo mettere proprio per quanto riguarda i costi, sono sempre più elevate rispetto a una prevenzione. Una prevenzione viene fatta sul territorio con visite periodiche, controlli, ma se andiamo ad analizzare costi e benefici, chiaramente è sempre meglio che la prevenzione, che è una cura tardiva. Allora, adesso parliamo di Bossi Fini, no? Diceva l'amico, i clandestini sono persone, certo che sono persone come noi,
però sono spesso sans papier, come dicono in Francia, o senza green card negli Stati Uniti, senza documenti in regola, diciamo in Italia. La Bossi Fini, Maroni una volta aveva detto facciamogli il tagliando, cambiamola, e nei vostri programmi, nel programma di governo, quello di rivedere questa legge tanto discussa? Allora, il programma di governo che voi tutti avete visto e sentito, non ci sono, era un, questo governo, un governo di responsabilità che doveva affrontare alcuni temi, tra cui la priorità era il lavoro e poi la legge elettorale e altri punti all'elenco, da cui non c'è la, alcuni temi dell'immigrazione. Ciò non toglie comunque la possibilità di poterla affrontare, perché affrontare alcuni temi dell'immigrazione non vuol dire necessariamente passare per la via del governo, vuol dire anche poter cominciare ad affrontare questi temi, sensibilizzare anche il Parlamento, perché le riforme possono passare, come sta avvenendo anche con la legge sulla cittadinanza che sta passando dal Parlamento, e in questo momento il percorso è già molto avanti con la prima commissione affari costituzionale, e questa può valere anche per tanti altri. Poi ci sono anche altri temi che non è necessario poter fare una riforma della legge, ma che possono comunque essere affrontati. Parlo in questo della tassa sul permesso di soggiorno, che non ha bisogno di una riforma, ma sono temi di cui si può parlare col Ministero degli Affari, col Ministero degli Interni, alcuni temi che possono essere affrontati sia col Ministero degli Interni che col Ministero della Giustizia, che hanno bisogno semplicemente di una circolare oppure di una norma come quella che ho inserito all'interno del decreto fare. Quindi ci sono diverse modalità, diversi modi per poter affrontarle, ma sicuramente per quanto mi riguarda la legge Bossi-Fini comunque va rivista. Quindi sparirà la tassa sul permesso di soggiorno? Ci stai dicendo questo? No, ho detto semplicemente che è un punto su cui attirare l'attenzione per una riflessione, la tassa sul permesso di soggiorno vuol dire anche affrontare la durata del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno attualmente per tante famiglie lo rinnovano una volta l'anno, e quando sono famiglie numerose bisogna fare i conti anche per tutto quello che riguarda l'intera famiglia che ogni anno è costretta a rinnovare il permesso di soggiorno. La stessa cosa vale anche per quanto riguarda gli studenti. E quando io nel programma di governo intendo comunque agevolare la libera circolazione dei cervelli, vuol dire che devo poter riguardare anche questa, perché con il rinnovo ogni anno e i costi anche per chi non ha una borsa di studio di poter pagare, vuol dire che devo cercare anche di adeguare quelle che sono le leggi a quella che è la realtà attuale, che si deve adattare anche al periodo di crisi. Sindaco, in 34 paesi del mondo su 195 esiste 34 su 194 esiste lo ius soli, cioè un cittadino straniero che nasce nel paese diventa automaticamente cittadino di quel paese. In Francia, in Europa c'è una situazione un po' diversa, c'è uno ius soli diciamo temperato, in Francia si diventa cittadini dopo 5 anni di residenza. In Italia dopo 18, come mai? Ma a parte il fatto che questa cosa è curiosa, nel senso che voi sottolineate questo aspetto del minore, ma dimenticate che invece il cittadino immigrato può diventare, in base alla nostra Costituzione, dopo 10 anni, e quindi il figlio di cittadini che sono diventati italiani automaticamente accoglie diventa cittadino italiano, a parte questo piccolo dettaglio che si dimentica sempre di dire. Ma a parte quello, esiste già il numero che lei ha utilizzato, lascia intendere che evidentemente, per carità, non è detto che le cose che fanno i più siano le cose più giuste,
ci mancherebbe anche altro, però è significativo, ma è significativo anche il fatto, se si guarda una cartina geografica, di quali sono i paesi nei quali esiste lo Ius Soli. Esiste soprattutto nei paesi nuovi, nei paesi che avevano bisogno di essere popolati, esiste nei paesi soprattutto delle Americhe, dove si cercava di attirare gente per farla diventare cittadina di quel paese. Vede, per esempio, non c'è un paese dell'Africa che applichi lo Ius Soli, tranne il Sudafrica, ma con dei temperamenti che sono molto particolari. Allora, è chiaro che questo è un discorso di scelte culturali, è un discorso che, vede, è anche curioso il fatto che la cittadinanza non derivi da una scelta, non derivi dall'uomo, ma che derivi dal territorio. Ci sono tanti immigrati che hanno l'ambizione di rimanere per un certo periodo in questo territorio e poi di ritornare legittimamente a casa loro, perché là hanno le loro radici, perché qui non si sentono integrati e decidono di tornare a casa loro, il che è una opzione ed è una scelta assolutamente legittima. E allora uno non riesce a capire per quale motivo invece ci debba essere questo automatismo, un automatismo che va oltre la decisione che deve prendere ciascuno. Vede, io credo che la cittadinanza sia un passaggio importante, quindi sono convinto che se una persona decide di diventare cittadino di un certo paese, lo deve fare in maniera cosciente, lo deve fare in maniera convinta al 100%, e lo può fare soltanto nel momento in cui ha fatto un ragionamento, ha fatto una scelta ponderata. Non dimentichiamo, e questa è la cosa che mi fa un po' indispettire quando si dice diamo tutti gli stessi diritti, che il bambino che non è ancora cittadino italiano ha tutti, e sottolineo tutti, i diritti dei bambini italiani, nessuno escluso. Quindi è una questione soltanto formale. Ripeto, sostanzialmente il bambino nel momento in cui nasce nel nostro territorio ha tutti i diritti, e nel momento in cui dovesse raggiungere i 18 anni, se i suoi genitori prima non hanno già ottenuto la cittadinanza italiana, potrà decidere se diventare cittadino italiano o se non diventare cittadino italiano. Facendo questa scelta, in cui si privilegia l'aspetto geografico, l'aspetto territoriale, vuole dire stravolgere il principio dei valori che si sono realizzati sul nostro territorio, vuole dire stravolgere la realtà. Vede, grazie al cielo, su questo argomento che esiste e sul quale esiste un dibattito abbastanza acceso, si sono espressi anche personaggi che non appartengono al mio movimento. Giovanni Sartori è sicuramente un liberale ed è una persona che per tanti versi ha combattuto tante battaglie accanto alla sinistra, ha recentemente pubblicato sul Corriere della Sera un articolo che va proprio in questa direzione. È solo così, solo una questione formale, la cittadinanza? No. Sì, formale, l'hai detto che è una cosa formale. Ho detto che i ragazzi hanno i bambini hanno gli stessi diritti, e ho detto che è talmente sostanziale che non deve avvenire per un fatto formale dell'essere nato in un certo territorio, ma deve avvenire per una scelta ponderata, che è una cosa completamente diversa. Cosa ne... Alla scuola di Adro, si riferisce alle famose scuole di Adro. Sì, sindaco, forse non è proprio così. Io credo che per quanto mi riguarda, anche per quanto riguarda il mio approccio, la nazionalità, quindi il poter avere una cittadinanza e il primo gradino anche di integrazione sul territorio, perché per un bambino che nasce sul territorio, e io poi alla fine gli dico devi avere una scelta consapevole, è nato nello stesso ospedale di un altro bambino italiano, ma io devo chiedere a uno di fare una scelta, all'altro gli dico tu non puoi scegliere perché sei già consapevole. Quando ha scelto di essere italiano? Perché quando nasce con un'altra cittadinanza. Io quando
non c'entra niente questo discorso. Dovrà scegliere di acquisire un'altra cittadinanza, una cosa diversa. No, adesso glielo spiego, anche perché se uno va in un ospedale e c'è un vetro, nascono i bambini e sente i bambini che piangono, la sfido a capire chi è straniero e chi non è straniero. Perché, allora, partendo da qui, che può sembrare una cosa molto semplice, non è vero che hanno tutti i diritti uguali. Mi spieghi perché un bambino non può fare la gita con gli altri compagni quando vanno in un paese extra della comunità europea? Mi spieghi perché un bambino che ha una cittadinanza straniera non ha diritto al gioco, perché le federazioni accettano soltanto l'iscrizione di quelle che hanno la cittadinanza europea per fare il sport o il protagonismo? Non è così. Sembra che sia però un diritto sostanziale, a parte il fatto che no, sindaco, per giocare al pallone, sindaco, questo se le cerca così, avranno pure diritto a giocare con gli altri. Ma giocano al pallone, giocano. Ma non possono fare atletica, per esempio. No, possono fare anche atletica. No, non diciamo delle. No, vabbè. Sindaco, lì facciamo solo una cosa. È una perdita per quanto riguarda la società. Lo sa quanti anni Balotelli ha potuto rappresentare l'Italia? Pur essendo uno che giocava bene, dopo che ha preso la cittadinanza italiana. Lo poteva fare prima non ha giocato, forse? No, prima non ha giocato. L'Italia, quindi non rappresentava l'Italia, ma giocava. E poi ha giocato, ha sempre giocato. No. Poteva rappresentare l'Italia, dice il ministro. Giocava, ma non giocava come italiano. Sì, no. Avvocato, tutore dei diritti. Ma guardi, sono i giudici che tutelano i diritti. Guardi, no, guardi, questa è una cosa che non c'entra niente. L'avvocato non tutela i diritti, tutela i propri clienti, che sono una cosa diversa. Sì, facciamo concludere il ministro, scusate, perché altrimenti trasformiamo tutto in un circo, no, non è bello. Scusate, lasciamo concludere il ragionamento. No, sono partita da queste premesse anche per poter dire che i nostri bambini, ecco perché dicevo, la scuola è la palestra per l'integrazione, perché i nostri figli devono crescere con quella innocenza, quella consapevolezza che possono comunque, che no, non ci sono differenze, perché crescere e cominciare ad accorgere che ci sono delle differenze, che non sono tutti uguali, questa alla fine rischia di creare comunque delle persone come quelli che noi vediamo anche in alcune città, giovani figli di con genitori immigrati che si sentono dei disadattati, ma perché ci stanno manifestando un disagio. Perché lì in quel momento ci stanno facendo capire che si sentono escluse da una società. Noi abbiamo il diritto di far crescere i nostri figli in una società dove nessuno si deve sentire esclusa. Quindi non è vero che non hanno tutti gli stessi diritti, altrimenti sarebbe difficile vedere classe di giovani figli di immigrati che sono dei disadattati e che non riescono più ad adattarsi, e dopo 18 anni improvvisamente scoprono di essere stranieri, improvvisamente scoprono che devono fare la fila davanti alla questura. E se parliamo della prima generazione, in questo momento a livello del Ministero sono bloccate tantissime pratiche, perché dopo 10 anni quasi nessuno riesce ad avere la cittadinanza e a volte aspetta anche fino 15-18 anni prima di avere la cittadinanza. E se un bambino arrivata a 18 anni e un giorno non è riuscita a passare sotto la cittadinanza dei genitori, ricomincia tutta la pratica, e noi troviamo famiglie dove magari l'unico figlio ha la cittadinanza straniera e nemmeno i genitori hanno la cittadinanza straniera e sono tutti italiani, e quel bambino è un trauma perché si sente diversa all'interno di una famiglia. Allora, siamo in conclusione, l'ultima domanda che è un po' una battuta. Abbiamo un ministro di colore, quando avremo un Obama italiano, o se l'avremo? In questo momento voi avete una ministra nera. Sindaco? Non lo so, quando ci sarà
un bravo rappresentante. Noi come Lega abbiamo già una sindaca, l'abbiamo avuta anche prima della ministra Nera. Abbiamo una sindaca che è afroamericana e che sta svolgendo benissimo il suo compito. Quando ci sarà un candidato a diventare Presidente del Consiglio bravo di colore, lo diventerà. Bene, e noi saremo qui a raccontarlo. Grazie a tutti, grazie Ministro. Grazie.